Questo è Red Bull Rampage. Ma fa veramente così tanta impressione come tutti dicono? Ci ha mandato qui in Virgin, Utah, per vivere una delle esperienze più incredibili della nostra vita. E ora voglio raccontarvi tutto su Red Bull Rampage. Tanto per iniziare, come si raggiunge? Il viaggio è iniziato con due voli. Prima New York, 7 ore di volo. E poi da New York a Las Vegas con altre 6. America. Tempo di ambientarci con tutte le luci di Las Vegas. Ritirare i bagagli, usciamo dall'aeroporto dove ci attendeva il nostro pick up. Praticamente Red Bull ci aveva prenotato un van. Invece arriva questo ragazzo fuori dall'aeroporto che ci dice: ok, caricate pure tutte le vostre valigie qua dentro e vi porto in hotel. Piccolissimo problema, il van era solo da due posti. Inizia il nostro viaggio a Las Vegas. Sembrava un pochino di essere in GTA. Lasciando questi piccoli dettagli, entriamo nel nostro albergo gigantesco. E raga, chiaramente cosa ci può essere a Las Vegas quando entri in un hotel? Chiaramente un bellissimo casino. Incredibile, arrivare, entri in hotel immediatamente, raga. Cioè neanche aspettare un secondo. Ma la cosa che ci ha più impressionato è le luci che ci sono in giro. Tutte queste scritte colorate ti fanno proprio vivere il sogno americano. Il nostro primo vero giorno in America inizia subito con una bella colazione di quelle prepotenti, con un pancake, ragazzi, che aveva le dimensioni. Che cosa? Non lo so di che cosa. Cos'è che c'è grande così? Io e Marco poi ci siamo diretti immediatamente a ritirare l'altro nostro mezzo che avevamo prenotato. Tra l'altro, piccola curiosità, intanto che andavamo ho visto la sfera famosissima di Las Vegas. Incredibile veramente, ragazzi. A questo punto avevamo quindi due mezzi, un'auto e un furgone che aveva tutta l'aria di essere il classico furgone dei rapimenti. Altima, larga dimenticata a casa. E ora direzione Virgin, nel deserto dello Utah. La spiegazione più semplice per capire dove si trova il Red Bull Rampage: 209 km dritti da Las Vegas. Comunque la cosa più particolare di tutta questa nostra esperienza di viaggio nel deserto era che vedevamo in lontananza queste montagne che ricordavano da subito le montagne del Rampage. Veramente questa zona è perfetta per il trail mountain bike, ce ne siamo accorti subito. E ormai praticamente eravamo arrivati in Virgin. La primissima cosa che ci hanno fatto fare quando siamo arrivati è stato fornirci direttamente il merchandise ufficiale del Red Bull Rampage. Da Joyrider a Rampage. E subito dopo ci hanno caricato su un buggy che ci ha portato nel deserto più totale. E si arriva direttamente al Red Bull Rampage. Quando siamo arrivati stavano iniziando un pochino a provare i rider. Abbiamo subito visto, tanto per iniziare, un mega flippone su un Canyon Gap di Brendan Faircloth. Yes! Abbiamo visto poche prove, yes! Purtroppo perché si è alzato veramente un vento molto forte. Ho avuto subito una chat con Thomas Genon che mi ha fatto capire che comunque sì, abbiamo parlato del più del meno, ma intanto che parlava con me percepivo che aveva la testa altrove, nel senso sul Rampage, e lo posso capire. Devo essere sincero, la domanda che mi è sempre stata fatta di più: tu lo vorresti mai fare il Rampage? Con questo viaggio devo dire che posso forse avere una risposta, ma ci arriviamo con calma. Tanto per iniziare, la cosa che mi ha lasciato più di stucco è quanto è ampio questo posto, ragazzi. E tutta la parte sinistra della montagna è costruita dai veri veterani del freeride. Invece la parte destra è quasi la new school del freeride, con dropponi grossi, ma niente di estremamente ripido. Passatemi il termine, perché comunque, raga, qua è tutto ripido. Ma in questo momento noi praticamente ci sta portando in giro lui, che è un po' la nostra guida. E adesso ci sta portando a vedere il Canyon Gap di Faircloth. Noi abbiamo avuto la fortuna, grazie a Red Bull, di avere dei pass speciali e andare fino in cima a vedere tutti i salti. C'è una bella altezza qua in mezzo, chiaramente. Ma la cosa che io personalmente voglio fare quando vengo in una location del genere è andare a vederlo con i miei occhi, immedesimarmi nel rider. E per questo abbiamo insistito con la nostra guida per chiedergli se potessimo effettivamente salire. E il primo step down drop che abbiamo visto credo che sia uno dei salti più lunghi e alti che ci sono qui a Rampage. Quanto cazzo è grosso sto salto, raga. E questo dovrebbe replicare un po' l'Icon Sender di qualche anno fa. Ah, devo dire la verità, questo primo salto di Zinc Straight non è proprio la mia tipologia di salto. Troppo lungo, bisogna prendere troppo veloce. Proprio un salto da loro, cioè da spegnimento totale. La quantità di linee che abbiamo trovato è indefinita. Nel senso, ogni volta che ti giravi da qualche parte trovi una linea nuova. Tanto che io non sono nemmeno riuscito a riconoscere tutte le linee di tutti i rider. Guardate il sentiero che passa, ragazzi. È peso anche camminare qui, raga. Questa dovrebbe essere la terra bella che usano al Rampage. Sono praticamente tutti
tutte rocce e alla fine la coprono con un pelo di terra. Ma ce ne sono state in particolare tre che mi sono rimaste totalmente impresse per la loro particolarità e la loro, consentitemi il termine, nazzeria. Partendo da in cima, raga, non avete idea di quanto quella linea sia ripida. Non credo che la farò mai nella mia vita una roba del genere. Non sto scherzando, non ha senso di esistere, non so neanche come facciano a frenare. No raga, non scherzo, è una cosa che non mi aspettavo. Così ripido, così... Cioè, questo è veramente... No. Devo dire che... Anche senza senso, loro dove shapeano. Cioè, è come fare tree climbing, secondo me. Ma intanto stai spalando i salti. Cioè, guardate dove sta shapeando lui. Non so se rende. Poi poco più in basso abbiamo visto la linea di Gozek, raga, che invece che aggirare questo cucuzzo, come è sempre stato, non ha deciso di passarci sopra. Lui sgheppa da lì a qua. Io non scherzo quando vi dico che solo a stare in piedi prima del salto mi tremavano le gambe, raga. Questo non ha senso di esistere. Poco fa ho chiesto anche a Simon Gozek se avesse già provato quel salto, mi ha detto no, lo voglio provare domani e non so come farò a dormire pensando che domani devo provarlo. Allora, io e Marco adesso stiamo per andare a vedere, da sopra non l'abbiamo ancora visto, il doppio drop del Canyon Gap che deve fare Gozzi. Ah, no. Tra l'altro qui step down sembra ancora più peso perché deve arrivare lì. Here we go. Raga, il bello è che non abbiamo ancora visto il drop di G. Atherton, che dovrebbe essere il drop più grosso della storia del Rampage. Terza struttura che poi mi ha veramente impressionato. Non ho capito come ha fatto a pensare di poter fare un salto di quella grandezza senza cadere. Raga, è immenso, è gigantesco. Raga, l'abbiamo trovato. Praticamente G. Atherton ha appena cartellato questo drop e sarà fuori dal Rampage. Non vado su. No, ma raga, ma no. Ma seriamente. Stacco. Landing. Comunque misurato 20 metri, ragazzi. Il drop più grosso mai fatto al Rampage. Ah, siamo sotto il drop di G. Atherton, ragazzi. Io sto cercando di salire, raga. Lui è staccato là, atterrato circa qui. Queste sono le sue strisciate delle gomme. Atterrando è esploso e gli ha sparato di qua la bici. Ci sono rocce della Madonna qui. Cioè, raga, frattura al cranio con sull'integrale. Cioè, ci credo comunque perché è praticamente... Un'altra curiosità, raga. Questa è la rampa del Canyon Gap. Vedete che la vera rampa in realtà era un pochino più bassa. Ma appunto loro l'hanno rialzata perché almeno la transizione rimane un pochino più lunga e dovrebbe scalciare di meno, che è il problema grosso di solito sui salti così veloci e lunghi. Poi tra gli altri salti menzionabili, Brendan Fairclough, che ha fatto questo Canyon Gap immenso, raga. Vi mostrerò uno dei salti più disturbanti di questo Rampage. Sono sul landing io, eh. No vabbè, ma zio. Mi spaventa un po' meno delle altre cose perché una volta che capisci la velocità, alla fine è un salto che non devi guardare giù chiaramente, però è un salto che hai la rampa e l'atterraggio alla stessa altezza. Quindi una volta che sai la velocità, anche se vai un po' lungo, non succede niente. L'importante non è arrivare a corto. Assolutamente disturbati mentali. Non ha senso. Detto ciò, noi non abbiamo ancora visto tantissime prove, anche perché appunto si è alzato un sacco di vento adesso. Mi viene solo da fare una domanda ai rider: perché fai Red Bull Ramp? That's a great question. Nah man, it's sick. You get to build like your own line and just kind of like cater to your riding style. So being able to make the course how I want it, not just like show up and ride a course and you're like, oh, this thing's shit or something. Like you can make everything how you like it.
I think there's a lot of reasons why I do Rampage. I think that's the reason. It's all the things that I love about riding. Go as big as you want. Steep, big mountain stuff. I mean, it's the biggest event in the sport. Why not? I always wanted to be a part of Rampage ever since I got in the first time. So for me, it feels like a no-brainer. I've been asking myself that question. No, I do Rampage because to have all your best friends here for 2 weeks and doing the hardest work ever and watching it pay off is worth more than anything, you know? I love to push myself and this is the perfect place to do it. This 1 week of the year, I feel like totally mortal. You try stuff. Buonasera. Why you do Rampage? Because it's the end of a good career. Being a lot of freeride events. But this is the toughest one. Vorrei precisare che BMW ha quella voce lì perché è arrivato lunghissimo sul Canyon Gap e atterrando lungo il manubrio gli ha colpito la gola. Un breve periodo avrà la voce così molto bloccata proprio perché ha preso sto colpo alla gola fortissimo. Why I do Rampage? I think the first video I've seen when I was 12 was Rampage 2002 or 2003. And ever since I thought it was the coolest thing ever, big mountain free riding. So it was a long way now in to finally make it into Rampage. It's scary, but it's cool. Poco fa è arrivato G. Atherton dall'ospedale, ragazzi. Purtroppo non lo conosco personalmente, quindi non me la sono sentita di andargli a chiedergli cavolo gli è passato per la testa. Lui lo conosce, sì. E mi ha detto in maniera scandalosamente fredda: man, it was close. Man, it was close. E io gli ho detto: nah, it was nearly done. Next year, we'll make it next year. Comunque da tutti i rider viene fuori praticamente solo un obiettivo. Ci sono qui perché voglio spingere un po' i propri limiti, cercare di dare il meglio di loro stessi. Però secondo me ci sono due rider che mi hanno particolarmente colpito per le loro risposte. BMW che ha detto che finale perfetto di una carriera. Ha ragione, non c'è niente da dire, lo capisco perfettamente il suo mood in questo momento. Gozek raga che ha detto: io in questa settimana mi sento mortale. Ma nel senso che in questa settimana in particolare si sente mortale. E questa sensazione di rischio, di cavolo, sentirsi così fragile davanti semplicemente a dei salti, ti mette veramente alla prova e per lui è una vera e propria sfida. Questo è il duro compito di essere venuti fino a qui a Rampage, ma non poter vedere dal vivo perché noi siamo qui a commentare, la cosa che fa più male. Il nostro viaggio qui in Utah finisce qui, ragazzi. Noi stiamo impacchettando perché domani dobbiamo partire. È stato incredibile. La cosa più incredibile che vi devo dire è che in realtà noi siamo stati qui a Rampage, avete visto tutto, ma io e Marco non abbiamo visto praticamente neanche un salto dal vivo del Rampage. Cioè abbiamo visto i salti come sono fatti, ma non abbiamo visto nessun rider girarci, perché gli scorsi giorni quando eravamo su c'era sempre vento. Oggi abbiamo fatto la live della finale, che chiaramente l'abbiamo fatta dalla nostra postazione qui. Però raga, è stata un'esperienza incredibile. Di sicuro tutti voi praticamente che state guardando il video vi chiederete quindi adesso: ma Toto, quindi farai mai la Rampage? Se avessi dovuto rispondere a questa domanda vi avrei detto in realtà: raga, no, assolutamente non mi interessa fare Rampage. Però vi dico che girare qui, anche se ero in condizioni del cavolo con la mia gamba, girare qui mi ha rimesso, mi ha riacceso un po' la fuocherello dentro per spingermi un po', spingere i miei limiti anche sulla bici da freeride. Quindi di sicuro non l'anno prossimo, e non so quando, non so se ne avrò mai voglia, ma vi posso dire la voglia di tornare qui e girare c'è, e da lì si evolverà tutto.